Sono l'ingegnere Elisa Bati del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena, che come tutti gli altri ordini delle professioni tecniche costituiamo il comitato che organizza ogni anno la settimana della bioarchitettura e della domotica. Ogni anno ci preoccupiamo di che contributo dare al problema più grande del periodo. Quest'anno il tema è stato tutto abbastanza indirizzato sulla ricostruzione delle zone colpite della bassa modenese dal terremoto. Quest'anno abbiamo fatto uno sforzo maggiore rispetto agli altri anni. Tutti noi componenti e rappresentanti dei singoli ordini professionali abbiamo presentato dal nostro punto di vista quale potevano essere le buone pratiche per una buona ricostruzione e l'apertura del convegno è stata dedicata a questo che abbiamo chiamato manifesto delle buone pratiche. E la cosa interessante che per mettere insieme tutti questi saperi, quindi dall'ordine degli agronomi al collegio dei geometri, abbiamo in questo anno di lavoro preparatorio abbiamo provato a fare una grande, in termini tecnici si direbbe zoomata, cioè dal paesaggio, e quindi abbiamo coinvolto gli agronomi da questo tema, come poteva essere una buona pratica di ricostruzione all'interno del paesaggio, fino ai materiali, e l'abbiamo lasciato per esempio al collegio dei geometri la problematica relativa a quali sono i migliori materiali eccetera. Noi ingegneri ci siamo presi la parte della ricostruzione dei capannoni industriali, che sono stati purtroppo la tragedia maggiore, perché purtroppo i morti del sisma del 2012 sono stati quasi tutti dovuti al crollo dei capannoni industriali. Gli architetti si sono quindi preoccupati degli interventi sui centri storici, sugli edifici vincolati, quindi dal paesaggio al più piccolo dettaglio materico e costruttivo, con tutti gli ordini professionali delle discipline tecniche, abbiamo coperto con questo manifesto, che sarà in visione sul sito della settimana, sarà presso tutti i nostri ordini, e abbiamo consegnato all'assessore Muzzarelli della Regione Emilia-Romagna questo, secondo noi, molto importante documento, e denominato manifesto delle buone pratiche.